Arzignano investe sul LED, al via il rinnovamento di 300 punti luce in città con l'obiettivo di centrare il traguardo del risparmio energetico. Okay. Un passaggio epocale che prevede anche la sostituzione di impianti fotovoltaici ormai vecchi e poco efficienti. L'amministrazione comunale di Arzignano impegna ogni anno 200.000 euro per la pubblica illuminazione. Sulla base del censimento del 2022 risultano oggi più di 4.800 punti luce ad Arzignano. Abbiamo raggiunto oltre il 60% di impianti a LED, i quali permettono un risparmio energetico. A ciò si aggiunga la sostituzione degli impianti fotovoltaici sulla base delle richieste pervenute dai cittadini. Gli impianti fotovoltaici risultano ad oggi obsoleti e non hanno lo stesso risparmio energetico degli impianti a LED. Il piano prevede per il 2024 la sostituzione di 181 plafoniere, di cui 100 per efficientamento e 81 per le manutenzioni. Ci saranno poi 92 nuovi punti luce che porteranno all'espansione della pubblica illuminazione, in particolare in via Rancan. Alcune strade saranno interessate dal rifacimento dei punti luce in quanto vetusti o con guasti seri: via 25 Aprile, via Cavour, via Calavena Alta, via del Parco e via Lepanto. In totale verranno effettuati 1209 metri lineari di scavo per una spesa totale di 200.000 euro. Per Arzignano la strada verso la rivoluzione dell'illuminazione è già iniziata.